Buonasera, bentornati al TG2 delle 20.30. È stata una giornata di guerriglia urbana a Parigi per la protesta dei gilet gialli contro il caro carburante e in generale contro le politiche economiche del presidente Macron. Ci sono stati scontri violenti sugli Champs-Élysées, la polizia ha usato idranti e lacrimogeni, manifestazioni anche in altre città francesi. Vediamo la cronaca con Filippo Golia, poi le testimonianze raccolte da Stefano Ziantoni. La bandiera francese al vento, nell'aria densa del fumo dei lacrimogeni, le barricate e le fiamme. Una giornata di guerriglia urbana a Parigi e in Francia. I roghi soprattutto, accesi dai manifestanti, spenti più volte dai pompieri e poi riaccesi lungo tutti gli Champs-Élysées, da Place de la Concorde all'Arco di Trionfo, il viale più celebre di Parigi. Stessa cosa per le barricate, alzate, abbattute, rialzate. E sempre il giallo degli ormai famosi gilet. Una protesta già andata in scena una settimana fa contro il caro carburante, ma ormai estesa a tutti gli eccessi di tassazione e più in generale contro il governo, sostenuta sia dalla destra di Marine Le Pen che dalla sinistra di Jean-Luc Mélenchon, entrambi contro il presidente Macron. Manifestanti si vedono a Parigi anche al Campo di Marte, sotto la Torre Eiffel, all'Église de la Madeleine, non lontano dall'Eliseo, a Rue de Montreuil. Degli scooter vengono dati alle fiamme sull'Avenue de Friedland. Fuori da Parigi dalla mattina manifestazioni e blocchi interrompono molte autostrade, caselli vengono presidiati come alla Gravel e gli automobilisti passano gratis. Cortei si sono svolti a Limoges, dove si sono verificati anche degli scontri, a Lille, Carcassonne, Montpellier e Bordeaux. Alla fine il Ministero dell'Interno calcola 81.000 manifestanti in tutta la Francia, 8.000 a Parigi, dove 26 persone sono state fermate e 18 sono in arresto. Non vogliamo dialogo, vogliamo le dimissioni. Vogliamo vivere, non sopravvivere. Vogliamo un mondo più giusto. Siamo sempre più tassati. Dobbiamo scegliere se scaldarci o mangiare. Iniziata come protesta sul caro benzina, ora è totalmente contro le politiche economiche di Macron. Il y en a qui détournent des millions pendant que nous on galère pour 20 euros. Ci prendono per mucche da mungere. Loro manovrano milioni, noi facciamo fatica a trovare 20 euro. Non veut pas dialogue avec le président, il faut qu'il parte. Non dialoghiamo con chi non rappresenta gli interessi della Francia. Dentro la guerriglia urbana degli Champs-Élysées, molti gilet gialli non hanno voluto parlare con la stampa francese, volentieri lo hanno fatto con la RAI. Morte al mondialismo! Viva la Francia! Questo fino a poco fa andiamo in diretta da Stefano Ziantoni. Stefano, ancora devastazione dietro di te. Tanta devastazione ed è questa la parola, gli Champs-Élysées devastati, si trova di tutto, vasi, semafori, alberi di Natale, tutto. Guardate, gli ultimi roghi vengono spenti adesso dai vigili del fuoco, in lontananza se riuscite a vedere l'Arco di Trionfo, sicuramente uno dei viali più importanti del mondo, è tornato alla tranquillità, ma ci sarà molto da fare perché la devastazione è stata immensa. Io l'ho percorso tutto a piedi e veramente mi si è stretto il cuore nel vedere tanta distruzione. La calma è ritornata in questa zona, ci sono dei gruppetti, 10-15 persone che stanno in giro per la città, ma la polizia ha tutto sotto controllo. Vedremo domani mattina questo viale così importante come sarà, se durante la notte si riuscirà a rimetterlo in sesto, ma vi assicuro che, guardate, questa è una delle barricate, laggiù ancora la polizia perché non tutto è finito, comunque la tranquillità in questa zona perlomeno è tornata e vi restituisco la linea. Grazie. Place de la Concorde, dalla rivoluzione